Carissimi di M Calcio, siamo in compagnia, abbiamo l'onore di avere in mezzo a noi Agostino Amella, portiere della Polisportiva Città di Calcamo. Ciao a tutti. Agostino, finalmente il sogno playoff è una realtà. Calcamo sogna in grande. Sì, caro Angelo, come hai detto tu, ormai i playoff sono una realtà. Domenica si aspettava solamente il risultato di questa partita a Ganci. Fortunatamente siamo stati bravi a portare a casa 3 punti, non è stato facile e abbiamo trovato una squadra che si è giocata la partita, anche se con meno stimoli, perché con ogni probabilità non disputerà neanche play-out, perché con ogni probabilità, scusate se sono ripetitivo, il Barcellona Pozzo di Gotto verrà radiato, perché oltre alle 3 rinunce, a quanto pare, non so cosa, forse avrà una pendenza nei confronti della Lega. Me ne leggete proprio l'assist. Che partita è stata Ganci? Tutti dicono che Ganci è stata facile, penultima in classifica, squadra di basso livello, invece credo di no. Purtroppo parlare poi a risultato acquisito è sempre facile. Comunque ti dico che è stata una bellissima giornata di festa, perché le due tifoserie gemellate già da un bel po' e hanno dato vita a uno spettacolo veramente di altre categorie. Però in campo è stata partita vera, non ci hanno regalato assolutissimamente nulla. Infatti voglio ribadire questo, perché per chi fosse convinto che noi a Ganci siamo andati a fare la gita domenicale, dico che si sono sbagliati di grosso, perché il Ganci si è giocata la partita a viso aperto e l'unico assente era il mio grandissimo amico Totò Marandano. Ma per il resto il Ganci è sceso in campo con tutta la squadra titolare. Se non fosse stato per il nostro capitano Pietro Cutaia, che verso la fine allo scadere del tempo regolamentare non salva un gol quasi fatto sulla linea di porta, pareggiavamo la partita e in questo momento non starei qui a parlare con te. Beh, tutti immaginano Peppe Virga, ha fatto la doppietta, sempre più bomber, Virga, 17 gol in campionato. Ma al 94esimo Amella sale in cattedra. Cosa è successo? Allora, no, vabbè, io diciamo che in quella partita mi sono solamente, diciamo che ho svolto un ruolo di ordinaria amministrazione, solamente che alla fine su un cross tagliato dalla destra, e fortunatamente dico il segnalino aveva alzato la bandierina. Io scivolando, diciamo, ho fatto una parata che magari era non voluta, quindi dico è stato acclamato con grande, come si dice, un grande stupore, perché dico questa partita purtroppo ci ha regalato un po' di brividi, se così possiamo dire, perché alla fine, proprio alla fine, dico, se il Ganci ci avesse fatto gol, dico, ci avrebbe fatto un brutto regalo. Attualmente a Calcamo l'atmosfera si vive? Cosa dice la gente? Per ora a Calcamo c'è grande entusiasmo, infatti e spero che domenica ci sia un bel po' di gente, ma ti posso garantire che i tifosi, la gente che ci sta attorno, ci sta trasmettendo grande, grande armonia e grande carica e agonistica. Cioè, l'entusiasmo è, diciamo, alle stelle, perché questi playoff possono proiettare questa grande società ad ambire a qualcosa che magari l'anno scorso neanche era in preventivo accadesse. Calcamo una matricola, ma qual è la
verrà forse questa squadra. Quello che voglio dire è proprio questo, perché noi siamo, non ci dimentichiamo che siamo una matricola, quindi è vero che siamo, la squadra è composta da persone che hanno fatto questa categoria, c'è chi l'ha fatta per la prima volta perché magari ha giocato sempre in categorie superiori, c'è chi l'ha fatta per la prima volta magari per le gioventù, e voi non voi siamo una matricola, quindi per noi già questo risultato è stato un grande risultato, e anche perché dico, c'è stato un periodo, vero è che siamo arrivati a pari punti, c'è stato un periodo che eravamo sotto di un punto del Villabata a pari punti col CUS, però poi abbiamo avuto, diciamo, una caduta perché, diciamo, si sono verificate una serie di situazioni brutte che non ci hanno più permesso di affrontare le partite con tranquillità, però dico, alla fine siamo stati bravi e fortunati a riprenderci quello che aspettava, che era nostro, e che lottiamo e che con cui lottiamo da inizio campionato, studiamo e facciamo sacrifici per ottenerlo. Sant'Angelese squadra tosta, macchinosa, ma il Nicasio Puccio fa paura. Sì, hai detto bene, e per me la Sant'Angelese è la squadra più come si dice, più rompiscatole, per dirla più ostica da affrontare, perché è una squadra molto quadrata, è una squadra che come noi ha preso pochissimi gol e fa della fisicità e dei calci piazzati la sua arma migliore, però non so se posso usare questo termine, se me lo permetti, non lasci passare. Domenica il Nicasio Puccio sarà, oltre ad essere una bolgia, e sarà incandescente, quindi dico, noi abbiamo grande carica, dico, e se domenica arrivasse la Juventus avrebbe pane per i suoi denti. Ti dico semplicemente Ultra Scaccamo, cosa mi dici? L'eccellenza, quindi dico, già con una parola ho integrato tutti i contenuti possibili e immaginabili. E Mister Guida, lato di carattere sicuramente superiore, grande uomo, grande allenatore, per voi come lo vedete in campo Mister Guida? La Mister Guida, dobbiamo dire che a parte tutti i difetti che si possono avere in ognuno di noi, Mister Guida ha il grande merito di aver preso una squadra a inizio, diciamo quasi all'inizio del campionato, in condizioni fisiche e mentali disastrose, e ha avuto il merito di portare con grande carattere, con grande professionalità questa squadra, come ti ho detto poco fa, a raggiungere il secondo posto, a essere a pari punti col CUS e a un punto al Villabate. Tramite il lavoro quotidiano, tramite la grande applicazione e abnegazione che mette questa persona per tutti noi, per gli allenamenti, per tutta la società. Se noi siamo in questa situazione è soprattutto merito suo, perché dico, anche in altre vicissitudini non so quanti allenatori avrebbero resistito, oppure perché voglio ricordare che noi abbiamo perso per strada pedine molto importanti, magari perché voi non voi hanno avuto problemi personali, oppure per qualche infortunio grave. Dico, il mister è stato bravo, ha sopportato, ha avuto la forza di tirarci su, perché di quei momenti bui vengono attraversati da tutti, però ti posso garantire che per me il mister, dico, come me lo posso permettere, se lima alcuni aspetti di cui io e lui ne abbiamo parlato in confidenza, dico, per me il mister farà una grande carriera e farà sicuramente strada, perché è una persona eccezionale, è un padre di famiglia ed è diciamo una persona
troppo buona. Purtroppo nel calcio le persone troppo buone sono poco apprezzate. Allora, siamo giunti a conclusione. Qual è il tuo appello per domenica? Il mio appello per domenica intendo che il Nicasio Cuccio, scusate, si possa riempire come non mai e che diciamo, noi cercheremo in tutti i modi di portarci a casa questa partita, anche se non sarà facile, sarà una gara molto difficile, però noi dobbiamo avere tantissima voglia e le pressioni ci devono aiutare a trasformarle, dobbiamo trasformare le pressioni in stimoli e entusiasmo. Solo così potremo fare una grandissima partita e portarci a casa la posta in palio. Quindi appuntamento domenica allo stadio Nicasio Puccio per Caccamo Sant'Agiolese. Ora 16:30, tutto allo stadio. Un saluto da me, Angelo Buscaglia e da Agostina Mella. Buonasera, grazie.